Montecatini, evidentemente, non è la città preferita dei Knights, che lasciano altri due punti ai toscani delle Terme in una gara che è andata al supplementare ma che non ha offerto un grande spettacolo. Il primo quarto è molto faticoso per Legnano, che non segna mai da fuori, e in generale in attacco ha percentuali abbastanza modeste, con solo Sacchettini e Drocker a mettere punti con continuità. La Gemma fa il suo compitino e, grazie essenzialmente alla Ganà, va avanti al decimo sul 24-10. Il secondo parziale è abbastanza lento e frammentato, positivo per Legnano il 15-23, ma la gara è poco spettacolare e poco intensa. Si sprecano falli che spezzettano il gioco e la Gemma mette qualche punto con Di Pizzo, mentre i Knights si sbloccano da fuori e qualche canestro dalla lunga apre il campo per dei punti in area di Marino, Sacchettini e Leardini. Alla pausa il punteggio è 39-33. Nel terzo periodo ci sono abbastanza errori per entrambe le squadre, il punteggio stenta a progredire. Legnano prova a mischiare le carte ruotando i quintetti, ma la Gemma trova qualche punto da Savoldelli, ma soprattutto la Ganà a trovare il fondo della retina, giocando la sua partita da ex già scritta. Alla fine dei 30 minuti la partita è ancora aperta sul 60-55. Ultima frazione che vede Legnano rientrare subito con i punti di Leardini e Drocker e sul finale anche allungare, ma i liberi di Savoldelli e Di Pizzo danno il più 5 ai toscani a circa 40 secondi dalla fine. La tripla di Marino e quella di Terenzi impattano sul 76-73 dopo l'ennesimo tiro libero di Savoldelli e così è supplementare. Nell'extra time il punteggio è 13-1 per la Gemma, che vince dopo 45 minuti di gioco. Legnano ha due facce, quella scintillante in casa e quella opaca in trasferta, un trend che ormai sembra abbastanza consolidato ma che andrebbe cambiato per cercare di raggiungere il quarto posto, obiettivo dichiarato della stagione.